Grazie a tutti voi per essere qui, ma io devo anche ringraziare chi ha pensato a me per l'esordio di questo libro di Angela Napoli, di cui ne avevamo bisogno. Perché? Intanto per avere un altro strumento utile a coltivare il gusto della memoria, perché da queste parti diciamo che spesso diventiamo smemorati. Poi perché ci tranquillizza sul fatto, io personalmente non avevo dubbi, ma ogni elemento che si aggiunge a darci tranquillità in proposito perché venga, ci tranquillizza sul fatto che Angela Napoli non è in Parlamento, ma non per questo arretra di un millimetro dal suo impegno nel settore che ce l'ha fatta più apprezzare, e cioè quello della non lotta all'andrangheta, lotta alla mafia, che è un termine che ormai di cui si abusa moltissimo, ma di attenta testimonianza, attenta azione di denuncia, attento monitoraggio delle dinamiche che accompagnano, che dovrebbero accompagnare la lotta all'andrangheta. Non si può lottare contro una emergenza se non la si conosce, se non la si osserva continuamente, se non si colgono i segnali dei suoi continui mutamenti. Certo, dire che non ne sentiamo la mancanza anche come parlamentare sarebbe una pietosa bugia. Sono uscito 2 settimane fa, mi pare, 2 o 3 settimane fa, da un'audizione di 2 ore in commissione antimafia. Ho avuto la netta sensazione che molti là dentro non avessero ancora chiara l'idea che l'andrangheta è una cosa seria. È una cosa seria l'andrangheta. E lì, pur essendoci tanta buona volontà, pur essendoci tanta onestà intellettuale, questa percezione non c'era. E molti di noi hanno perso un punto di riferimento tramite il quale veicolare le cose che succedono nel territorio e che testimoniano che l'andrangheta è una cosa seria. Penso alle molte vicende che anche qui sono testimoniate. Ho visto Nino De Masi, ho visto Adriana Mosello, ho visto Maria Grazia Laganà, c'erano molte storie che grazie alla presenza di Angela Napoli sono state ben veicolate nell'ambiente della Commissione parlamentare antimafia. Adesso qualche difficoltà l'abbiamo. Io non ho nulla da rimproverare come persona all'attuale presidente della Commissione antimafia, ma non ci capisce neanche. Capisce poco. E nel momento in cui i consulenti sono più una lottizzazione che una libera scelta, ci capisce ancora meno. Dico questo perché è importante, nel dire questo paradossalmente attribuiamo una grande importanza al ruolo che quella commissione dovrebbe avere e che il Parlamento gli ha dato anche, ma quando senti che ti rispondono ma abbiamo chiesto le carte ma non ce le hanno date, il prefetto non ce le ha date, ma scusate, qualcuno vi ha informati che se non ve le dà potete anche andarvele a prendere. Ecco, una risposta del genere quando c'era Angela Napoli della vicepresidenza non l'avremmo avuta, non ci saremmo sentiti dire abbiamo chiesto le carte ma il prefetto di Vibo non ce le ha date, il prefetto di Cosenza non ce le ha date. Se c'è una cosa che dovrebbe a quel punto incuriosire, non voglio dire altro, la Commissione è stabilire come mai delle carte che dovrebbero essere banali, atti amministrativi, per di più innocenti, visto che supportano una chiusura in senso positivo per l'amministrazione locale della richiesta di accesso, perché non vengono date? Ecco, noi in tutti questi momenti, le dico queste cose per darvi... perché chi mi conosce sa che
non ho, ho il difetto opposto, non riesco ad essere cerimonioso con le persone che non stimo, ma chi non mi conosce potrebbe pensare che se no io parlo perché voglio esprimere compiacimento nei confronti dell'autrice del libro. Quindi vi spiego anche perché manca la figura di Angela Napoli nelle istituzioni. Lo capiranno meglio delle mie parole quanti avranno, e spero siano veramente tanti, la bontà di leggerlo il libro. Perché? Perché il libro ha due anime. Una è quella che esce fuori dal confronto tra l'autrice e il coautore che la intervista e la sollecita nella sua attività di ricordo, lo fa anche molto bene in punta di piedi, ma con un'ottima scelta anche dei tempi in cui inserisce le domande, le interrogative e le riflessioni che porta. Ma c'è una seconda parte che raccoglie tutti gli interventi, tutti gli atti di, mi pare si chiama ispettorato politico che l'onorevole Napoli ha fatto durante questo periodo. E la prima cosa che colpirà quanti non conoscono la, l'appartenenza politica di Angela Napoli e che non riesce a definire, se tu vieni da un altro paese e leggi la sequenza degli atti parlamentari e degli interventi e delle iniziative e delle interruzioni di Angela Napoli, non riesci a capire se è di sinistra, di centro, di destra, di sopra, perché è una persona pulita e non fa sconto, anzi chiede più conto alla sua parte politica di quanto non ne chieda a quella avversa, perché si può essere traditi dalla propria famiglia, non da un altro. E questo è un altro dei motivi per cui il libro è stimolante, è bello e utile. È utile anche a chi fa il mio mestiere, perché lo aiuta ogni tanto. Sarà uno dei libri sulla scrivania, perché è quello che, per chi non ama andare a fare la ricerca su Google, che poi riescono a fare la stessa cosa e mai. Allora, su carta hai tutto un percorso. È utile perché ci aiuta a capire come su quel fronte è cambiata in peggio la nostra storia politica e la nostra storia istituzionale. È cambiata in peggio, è duro dirlo, ma qui dobbiamo dircelo. E il libro di Angela Napoli lo testimonia. È cambiata in peggio la nostra attività, la nostra sensibilità, la nostra voglia di indignazione, la nostra attività politica, la nostra attività istituzionale, è cambiata in peggio, lo sottolineo più volte, sul fronte della lotta alla 'ndrangheta. Perché? Perché se voi leggete il libro di Angela Napoli, poi avete la voglia di andare a trovare quello che nella fine degli anni 70 il nostro Consiglio regionale, quello di cui oggi dobbiamo vergognarci, produceva nelle sue triennali relazioni mafia-stato-società. Troverete che lì calabresi, non altro che sì, hanno fatto uno sforzo enorme per avvertire chi veniva dopo del fatto che il nemico era alle porte e che qualcuno a quelle porte minacciava di aprirle. E su quell'analisi il Consiglio si compattava e prendeva provvedimenti seri, dove i relatori smettevano di avere una parte politica. Io ho letto quello che in quegli atti hanno scritto Meduri, Valensise, Falco. Non so oggi cosa avrebbero dovuto pensare
rispetto al vecchio o al nuovo centrodestra, rispetto alle allarmate e allarmanti analisi che loro producevano all'epoca. E quindi non è Angela Napoli che ha cambiato percorso, ma vale anche per l'altra parte, vale per quella parte che assiste rassegnata a questa transumanza. Io alle primarie delle regionali non ho partecipato, ma ero andato fino al seggio insieme al mio carissimo amico, ma mi sembrava di essere alle primarie del PDL, non ci sono andato, non ho votato. Se leggete i giornali di oggi, giustamente a Locri chiedono al vice sindaco di centrodestra, ma scusate, ma ancora il vice sindaco di centrodestra, per pochi voti non sei entrato in consiglio regionale per il centro-sinistra. Cioè è chiaro che se il collante non è l'idea, e siccome un collante in politica ci deve essere, sarà qualche altra cosa. Adesso ditemi voi cos'altro può essere, ma è certamente qualcosa di inconfessabile. E allora io penso che questo libro debba servire anche a questo, a fare stare insieme quanti la pensano allo stesso modo e non quanti dicono di avere la stessa idea. Da in altre latitudini questa è una differenziazione che può anche sembrare spaccare il capello in quattro, può essere, qui da noi è determinante. Perché se all'indomani di una tornata elettorale ti senti dire questa volta abbiamo stravinto e non sai, visto il personaggio che te lo dice, dice ma ha stravinto chi? E noi siamo preoccupati di tutto questo, siamo talmente preoccupati di tutto questo che riteniamo che la battaglia, lungi dall'essere abbandonata per impraticabilità di campo, deve essere continuata su altri campi. Non è una scelta, è un obbligo. È come quando tu sei inseguito per quanto possa essere feroce il tuo avversario, se alla fine arrivi con le spalle al muro, capisci che quell'avversario, feroce per quanto sia, lo devi affrontare. Il libro di Angela chiude facendo, richiamando tutti noi all'obbligo, probabilmente per questa generazione il lavoro non sarà finito, non ne vedremo i frutti, ma è un lavoro che si ha l'obbligo di fare per i propri figli, per chi verrà dopo di noi. È vero, ma è anche vero che una lotta la si fa non perché si è sicuri di vincerla, io voglio vincerla, impegniamoci, ma la si fa nella misura in cui si è convinti che è giusto farla. E su questo terreno dobbiamo partire dalle cose che ci sembrano lontane nel tempo. E fa bene Angela Napoli a farlo nel libro, perché nel libro Angela Napoli parte da Tauria Nova, perché Tauria Nova, per due vicende diverse che rappresentano un prima e un dopo, è il modello di una involuzione calabrese. Vedete, all'epoca si pensava che il massimo della mala politica era Ciccio Pagri detto Ciccio Mazzetta. Oggi sarebbe una risorsa, perché era talmente geloso del ruolo primario della politica che non divideva il suo ruolo politico nemmeno con la 'Ndrangheta. Cioè a Tauria Nova ci poteva essere la clientela, ma la 'Ndrangheta al comune di Tauria Nova non entrava. In fianco a Ciccio Macri, no. Però quello che abbiamo costruito dopo aver abbattuto il Principato di Ciccio Macri non è certo una cosa di cui andare fieri, perché la Tauria Nova della prima stagione era conosciuta dagli inviati dei grandi giornali che scendevano per scrivere di questa piazza
lo leggera, il monumento al primo medico trattino politico, come se fosse una specializzazione della branca medica la politica. La seconda generazione di cronisti, e io c'ero nella prima e nella seconda, perché qui, scusate la polemica, la faccio, sono anche stanco di vedere che mi spiega la Calabria qualcuno che ha la residenza a Roma o frequenta le tribune politiche e non politiche di tutta Italia, e in Calabria ci vengono molti di 2 anni. Io c'ero nella prima e nella seconda stagione. Nella seconda stagione i cronisti scendevano perché c'era stata una testa mozzata e lanciata in aria a fare tiro a segno. Questa è la seconda stagione che ha conosciuto Taurianova. Ecco perché partire da Taurianova non è un errore. Partire da Taurianova, e ringrazio anche di questo l'autrice del libro, e rinfacciare a tutti noi che saremmo stati anche bravi nell'abbattere il vecchio, ma poi non abbiamo costruito il nuovo, e quello spazio vecchio lo hanno riempito dei nuovi spazi che sono molto più pericolosi dello spazio vecchio abbattuto. Per cui il mio non è un intervento, è una testimonianza di affetto che però vuole anche avere la spiegazione della testimonianza di affetto e di riconoscenza che ho verso il libro, verso i tuoi autori e verso Angela Mazza. Ma non si ferma qui. Vuole anche essere l'invito a non lasciare più che in Calabria l'unica cosa organizzata sia la criminalità. Grazie dell'attenzione e spero di non... Ben notare, si esce fuori da ogni forma di rigidità e siamo tutti qui, nessuno a moderare, nessuno a condurre, ma tutti a portare una testimonianza, per unirmi a Paolo, di affetto e di stima per l'onorevole Angela Napoli. E io aggiungo alla mia testimonianza di affetto e di stima come editore del libro l'assoluta convinzione che l'edizione di questa opera rappresenti come collante, sempre per unirmi e sposare un termine che ha usato bene Paolo Pollichieni, come collante l'idea e l'ideale da calabrese rispetto a quanto ha fatto, ha detto e poi ha fatto, a quanto fa e soprattutto a quanto farà Angela Napoli e tutta quell'associazione politico-culturale di Risveglio Ideale. Vi porto alcune personali, intime oserei dire, esperienze che mi legano all'onorevole come donna dotata di onore, nella mia eccezione, Angela Napoli. Ci siamo conosciuti durante una trasmissione in diretta. Io avevo pubblicato un libro sui rifiuti e sui veleni presunti o veri, questo lì dalla storia, in Calabria, e ricordo durante la diretta, eravamo seduti vicino, di una telefonata proveniente da Cetraro che in maniera più o meno criptica, perché io ricordo di aver detto durante quella trasmissione che avevo una casa, passavo l'estate a Cittadella del Capo, che è vista pochi minuti da Cetraro, ricordo tutte le vicende delle veleni, largo Cetraro e quant'altro, ricordo proprio in diretta, sì, lo sappiamo le vittorie a casa a Cittadella del Capo, ricordo ancora la mano sulla spalla di Angela Napoli che mi disse non rispondere, una mano materna, che rispondo io. E ricordo la risposta di grande efficacia che ovviamente portò al silenzio di chi stava all'altra parte del telefono. E ricordo anche che alla fine della trasmissione chiesi, anzi mi proposi,
all'onorevole Angela Napoli come editore di un'idea di libro, di un'idea di libro che dovesse trasmettere non soltanto la storia di quanto ha fatto Angela Napoli, ma che fosse un modello, fosse un manifesto, fosse un'icona di comportamento nel quotidiano e di atteggiamento e di rispetto verso tutta la comunità e verso tutti coloro che ci stanno vicino. Sono passati tanti anni, ci siamo rivisti altre volte, e perché l'onorevole Angela Napoli è donna dotata di onore e quindi di onestà, di etica e di moralità e non di moralismo, dopo anni, diversi anni, mi manda un messaggio in privato nel quale mi dice: voglio che lei, Michele Falco, sia l'editore del libro perché quel famoso libro oggi è pronto. Io non l'avrei intitolato L'antimafia dei fatti, l'ho fatto semplicemente perché è un bel titolo, quell'editore. Mi sono anche imposto con il curatore Orfeo Notari Stefano. Bella litigata. Bella litigata. Sono quelle litigate che producono cose belle, no? Litigate che... io avrei mutuato, e poi mi fermo con la troppa sensibilità e il troppo affetto, un titolo di un libro che ho letto più volte, la cui autrice è Oriana Fallaci, che dedicò a Panagoulis, il cui titolo è Un uomo. Titolo di grandissima efficacia, molto ben, è assolutamente indicativo. Io avrei intitolato, questo libro, qualora ne avessi avuto la possibilità, non perché l'editore non ne avesse, forse se avessi avuto più tempo, avrei fatto Angela Napoli una donna, a cura di Orfeo Notari Stefano. E di un'altra cosa vado particolarmente fiero, e la cosa la rivendico con grandissima, non solo serenità, anche come convinzione per ciò che faremo in futuro, parlo in termini editoriali. Voi dovete sapere che io, quando ricevo i libri di talune persone, non correggo nulla, o per meglio dire, non obietto sull'idea del libro, non indico, e citerò breve anche Paolo Pollichieni, non dico come fanno molti editori, sai, forse è meglio che usiamo un condizionale qui, forse è meglio che questo nome lo evitiamo, mi pare che stia dicendo la verità, lo potete dire tutti quanti. Perché vedete, ancora si citano spesso gli editori puri, liberi, io lo dico con grandissimo orgoglio, io sono un editore libero e puro, non ho padrini di alcun tipo e faccio dell'idea e dell'ideale, faccio del mercato, faccio dell'incontro con i lettori il mio primato editoriale e sono convinto che questo è l'elemento di distinzione rispetto alla gran massa di editori, di imprenditori pseudoculturali. E il fatto di poter dire immediatamente sì e di non dover chiedere a nessuno se pubblicare o meno un'opera, sono assolutamente convinto sia stato un ulteriore motivo perché, senza esserci detto, Angela Napoli ha detto: Michele, fallo tu questo libro. Due parole, perché L'antimafia dei fatti? Anche, credetemi, io ho pubblicato tanti libri su testimoni di giustizia, pentiti, vicissitudini varie, 'Ndrangheta in tanti aspetti. Li ho sempre contestato, sempre l'ho fatto, e ho un motivo concreto, non per sentito dire, concreto e provato, che troppe volte l'antimafia diventa una professione, diventa strumento per interessi propri, diventa, come si dice in quarta di copertina, parolaia. Io preferisco, l'ho sempre detto, un delinquente che mi dice di essere delinquente
Allora un uomo che dice di essere appartenente all'antimafia e poi con metodi mafiosi segue i propri interessi. L'antimafia deve essere dei fatti e deve essere coerente con i fatti. Angela Napoli a noi della casa editrice e a me come uomo regala un'idea e un ideale. Noi abbiamo ora una responsabilità di dare il buongiorno o buonasera al libro stasera, di individuare un percorso che sia di oggi di partenza e non di arrivo. L'antimafia dei fatti è un libro che guarda all'indietro come modello di riferimento, guarda in avanti come comportamento da seguire. Noi come editori dobbiamo realizzare e dobbiamo indicare attraverso tutte le strade possibili per promuovere quest'opera, questo modello di comportamento. La mia promessa stasera alla presenza di tutti voi, e ringrazio tutti, a cominciare dai prestigiosi relatori che sono qui con me, a tutti voi che con grandissima sensibilità avete accolto il nostro invito, noi questa promessa la prendiamo oggi solennemente e sono convinto, perché è nei fatti che riteniamo importante il nostro cammino, lo riteniamo pregnante e permeante, la nostra promessa di portare avanti questa idea, questi ideali, i fatti, è solennemente sottoscritta da me. Grazie onorevole Angela Napoli, grazie a tutti, grazie a Orfeo Notari Stefano e grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Buonasera a tutti e esordisco dicendo che invece a me il titolo piace moltissimo. Anche l'altro ovviamente andava molto bene, per due motivi. Il primo, come dire, viene fuori da una lettura immediata, cioè l'antimafia dei fatti, non l'antimafia delle parole, delle chiacchiere, ma l'antimafia della concretezza. Il secondo motivo è un motivo che è legato a un richiamo che mi viene appunto direttamente da un filosofo austriaco che si chiamava Ludwig Wittgenstein, il quale sosteneva che il mondo non è l'insieme e l'unità e l'unione delle cose, ma è l'insieme dei fatti. Ed è importante questo passaggio, questa precisazione che faceva Wittgenstein, nella misura in cui sosteneva che il fatto si differenzia dalle cose, dagli eventi, perché il fatto è la conclusione, la conseguenza di un'interpretazione umana. E allora, i fatti non sono le cose, non sono gli atti, ma sono ciò che viene fuori dagli atti a seguito dell'intervento interpretativo umano, dei comportamenti umani. Ovviamente i comportamenti ai quali facciamo riferimento sono comportamenti virtuosi e quindi sono fatti virtuosi quelli a cui facciamo riferimento, ed è sui fatti che si può ricostruire, si può costruire appunto una società migliore, non sulle cose, perché se ci si riferisce alle cose e agli atti, questi possono essere letti o non letti in un modo o in un altro e poi non valgono come riferimento comune. Invece il fatto passa attraverso l'interpretazione umana e conclude dicendo che è l'insieme dei fatti che fa il mondo. Quindi se noi vogliamo modificare, migliorare il mondo, dobbiamo avere come riferimenti i fatti e costruire dei comportamenti ulteriormente virtuosi a partire appunto da questi fatti, senza rinnegarli, senza dimenticarli, tenendoli sempre bene in mente. Perché questo è l'errore è ciò che capita di frequente, quello di perdere il riferimento con i fatti virtuosi che si realizzano. E quindi ogni volta che si lancia una ipotesi o una programmazione di bonifica, di ricostruzione, di rilancio, per qualche strana ragione è come se ci si trovasse sempre all'anno zero. Invece no, bisogna sempre far riferimento a ciò che è accaduto e alle modifiche, alle correzioni e, ripeto, ai comportamenti, alle novità virtuose che si sono realizzate nel corso del tempo. Quindi bellissimo titolo e complimenti a tutti. Per quanto riguarda invece nel merito, ecco, come si evidenzia anche nella introduzione del volume, questo volume raccoglie appunto una serie di atti legislativi dai quali si evidenzia il contributo, l'impegno, come posso dire, proprio il coinvolgimento totale di Angela Napoli
per quanto concerne nell'ambito appunto del superamento dell'illegalità, dell'ambientamento, del superamento della nuranghetta e della lotta alla mafia. Questo è l'elemento che caratterizza il volume. Però ci sono anche delle note biografiche che ovviamente lo introducono. E voi sapete meglio di me che è dalle note biografiche che in qualche modo spesso si traggono le conclusioni migliori per quanto riguarda le dritte, le iniziative, gli orientamenti e le lezioni, se vogliamo, comportamentali da assumere nella misura in cui si decide di appellarsi a queste note biografiche, a queste coordinate di vita che sono presentate normalmente nei volumi proprio nell'ambito dei cerchi biografici. E allora, leggendo queste note biografiche che contengo, che sono contenute nel volume, vengono fuori da quel che ho potuto constatare dei concetti chiave, che sono dei concetti assolutamente dirimenti, forti, ai quali è necessario far riferimento, soprattutto sia perché appunto sono riferimenti che vanno nella direzione di avviare comportamenti ulteriormente virtuosi, ma soprattutto sono concetti che evidenziano la vocazione, la volontà di Angela Napoli di abbattere l'illegalità, di combatterla in tutti i modi, la 'ndrangheta e l'illegalità, ma lasciano venire fuori anche una prospettiva, come dire, etica, una prospettiva politica, cioè una volontà di lavorare su queste basi, che devono essere basi di totale legalità, per costruire un progetto politico di società nuova. Cioè non c'è soltanto, non bisogna fermarsi esclusivamente appunto alla lotta alla mafia, che è ovviamente il punto di partenza fondamentale, ma nella biografia soprattutto, ovviamente anche negli atti parlamentari, perché fra le righe vengono fuori anche queste idee, questi orientamenti, ma nella biografia e da ciò che viene detto nell'intervista che accompagna appunto e che caratterizza il volume, vengono fuori proprio queste indicazioni comportamentali su ciò che occorre fare o ciò che occorre modificare per modificare, rilanciare e costruire una società basata fondamentalmente sulla legalità. E ad esempio uno dei concetti chiave che io ho estrapolato è quello laddove appunto Angela Napoli parla del monopolio del potere. Il monopolio del potere è un'affermazione forte, che significa, se ho inteso bene, o almeno io, a me piace interpretarlo in questo modo, che è come se in qualche misura tutto dovesse necessariamente passare da circostanze, da condizioni, da aspettative, da ambizioni legate in qualche maniera al potere. Allora il monopolio del potere è per fare qualsiasi cosa, lo vuole demolire, cioè così la intendo, cioè bisogna abbattere il monopolio del potere e cercare di affiancare al monopolio del potere, o meglio al potere, dei comportamenti che possono essere ulteriormente, se non maggiormente, efficaci per il rilancio e la ricostruzione della società, e quindi puntare sulla cultura, puntare sull'educazione. Sono molto belle i ricordi che Angela Napoli evidenzia laddove fa riferimento agli esempi morali, educativi avuti all'interno della sua famiglia. Allora, sono questi gli aspetti che in qualche misura, di concerto, ovviamente ribadisco, lavorando sulla base della legalità che deve essere ripristinata, sono questi i concetti e i comportamenti che bisogna in qualche modo sviluppare, far andare avanti, perché è nel momento in cui si riescono questi concetti a trasformare in comportamenti che effettivamente una società può cambiare, può modificare in senso positivo. Quindi abbattere il monopolio del potere per costruire accanto al potere delle forme di partecipazione che siano adeguate, che siano altrettanto efficaci e soprattutto siano altrettanto, come posso dire, desiderate. Invece ciò che accade oggi è come se appunto ci fosse soltanto l'ansia non di confrontarsi, di parlare, di cercare, come dire, di inforcare delle lenti tramite le quali osservare delle cose che magari in prima battuta non si riuscivano a vedere, ma l'aspirazione è quella di raggiungere postazioni che possono in qualche modo consentirci di designare altri. Questo è l'errore, cioè il potere per la gestione del potere. Accanto al potere è necessario, come dire, costruire degli spazi culturali, educativi, artistici, che devono raggiungere un'analoga importanza, cioè devono ottenere un analogo livello di desiderio da parte della società. E allora si sgonfia questa fretta, quest'ansia di raggiungere postazioni di potere,
perché se le postazioni di potere venissero raggiunte per poi, come dire, svuotarle del potere di designazione, per capirci, a vantaggio appunto, a vantaggio di altre formule sociali, quali appunto fondamentalmente la cultura, allora ben venga. Invece ciò che purtroppo accade in maniera sempre più evidente è il raggiungimento di postazioni di potere per il mantenimento della postazione di potere e la gestione di tutto ciò che in qualche modo è connesso. Allora, nella frase monopolio del potere da abbattere, questo lo aggiungo io vedo una lezione morale, un'indicazione etica fortissima da seguire con attenzione. L'etica che è quell'etica della responsabilità, ma è anche l'etica in qualche modo, come posso dire, quell'etica oggettiva che si rifà alla importanza delle istituzioni, alla necessità di riferirsi a ciò che dalle istituzioni in qualche modo viene fuori, cioè le regole, l'assetto legislativo, i principi ai quali in qualche modo affidarsi, principi di tipo appunto civile, non incentrati e costruiti, edificati in maniera dogmatica. E questo è uno dei concetti secondo me molto importanti che viene fuori da questa intervista. Ce ne sono tanti altri, per esempio appunto abbattere modelli particolarmente permissivi, e quindi questi, ovviamente questo è un altro concetto che si lega col precedente, laddove appunto è necessario, lo leggo io, sottolineare gli aspetti legati alla meritocrazia, quindi sottolineare gli aspetti legati al fatto che è necessario, per raggiungere degli obiettivi, percorrere delle strade. Non si può necessariamente, come dire, abbondare in indulgenze per far sì che appunto questi obiettivi possano essere raggiunti senza nemmeno vedere la strada che magari conduce alla meta. E quindi è un altro concetto che ho colto da questo volume e che ben si lega con il precedente, cioè l'abbattimento del monopolio del potere. E quindi in aggiunta inoltre c'è appunto la necessità di ripristinare la cultura dei doveri, altro concetto illuminante contenuto appunto in questa intervista. Cultura dei doveri vuol dire appunto, come dire, facendo un ragionamento sempre pseudo-filosofico, sono sempre concetti molto importanti, perché la cultura è sganciata dalla natura, quindi la cultura è una conseguenza e che risulta strettamente legata alla operatività degli uomini. E allora è necessario che questa operatività degli uomini, che poi origina e crea la cultura, possa contare in maniera assolutamente indelebile su basi forti di principi, di valori e di legalità. E quindi appunto ripristinare la cultura dei doveri. Poi basta, ne cito soltanto un altro, che è appunto l'affermazione, la definizione di attività politica che cita appunto Angela Napoli, una delle tante definizioni che troviamo nell'intervista, che è cura dell'ordinato vivere civile in vista di uno scopo comune. E questa appunto sintetizza tutto ciò che ho provato a dire finora e in qualche modo sottolinea ulteriormente questo orientamento e questa lezione etica che questo volume ci dà e l'attività politica di Angela Napoli ci ha dato e continuerà a darci, laddove appunto l'ordinato vivere civile si legge come il vivere civile legale, e quindi è fondamentale che ci sia la legalità come base per far sì che possa parlarsi di ordinato vivere civile in vista di uno scopo comune. E lo scopo comune, ecco qui rientra in gioco il meccanismo legato all'etica oggettiva, cioè lo scopo comune è quello di raggiungere, di prodigarsi per far sì che possa essere raggiunto il benessere collettivo, il benessere comune, attraverso quei percorsi che ho tratteggiato prima, cioè meritocrazia, lavoro e impegno su tutti i fronti. Per chiudere, un ringraziamento ad Angela Napoli per l'attività che svolge, che continuerà a svolgere, e poi l'impegno, diciamo così, fondamentale a far sì che effettivamente tutti noi, ognuno nel proprio piccolo ambito, ci si possa effettivamente appellare a questi fatti virtuosi che in qualche modo nei vari comparti vengono fuori, smettendola di ripartire sempre dall'anno zero ogni volta che si fa qualcosa, perché altrimenti non si arriva mai da nessuna parte e si riparte sempre dal punto di partenza.
l'ultimissima riflessione che voglio fare è legata ad una amarezza che in qualche modo ho constatato per quanto riguarda la lotta alla mafia, l'andrangheta e la diffusione della delinquenza. Cioè la constatazione amara che io ho realizzato qualche tempo fa è che purtroppo le persone mafiose, i delinquenti, non sono soltanto persone anziane, sono anche persone giovani. E allora il problema è che la magistratura, la polizia e le forze dell'ordine lavorano in termini di repressione e quindi o giovani o anziani vengono presi nel momento in cui vengono presi, il discorso finisce là. La politica e la cultura probabilmente non ha fatto il proprio mestiere, perché non doveva verificarsi che nel 2014 bambini, ragazzini di 16 anni a Scampia stavano nel cortile con la pistola in mano per evitare che sono stati ripresi da alcune telecamere della polizia. Scampia, ma questo succede anche in altri posti. Quindi vuol dire che c'è una legittimazione all'uso della violenza e della forza da parte di queste bande all'interno di un nucleo che è un nucleo più ampio, nel particolare un quartiere molto vasto. Quindi, insomma, ciò che ho evidenziato e ho pensato guardando questo filmato è che la polizia e le forze dell'ordine fanno il proprio dovere, però non si può giustificare il fatto che, appunto, come ho detto prima, oggi ci siano schiere di neomafiosi di 16 anni o di potenziali neomafiosi, anzi purtroppo già lo sono, considerato che circolavano con la pistola in mano di 16 anni, e tutte le attività, tutte le lotte che sono state fatte, tutti gli interventi che sono stati fatti nei quartieri, perché non hanno prodotto nulla? Questa è la constatazione che mi crea più imbarazzo in termini, appunto, di persona che nel proprio piccolo tenta di riflettere sulle cose che accadono nella società. Quindi per concludere, partiamo appunto dai fatti che noi conosciamo, che sono stati realizzati per combattere e superare appunto queste illegalità diffuse, soprattutto in termini di violenza, e teniamo conto anche dei virtuosissimi fatti che Angela Napoli ci racconta nel suo libro, e che noi, per non disperdere né il lavoro di Angela Napoli né i fatti costruiti, dobbiamo necessariamente adottare e riferirci ad essi per andare avanti. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Orfeo Mutaristema, abbiamo il 29 novembre, quindi fra un mese sarà passato Natale, per cui buon Natale a tutti, perché dato che vedo che in sala c'è Sergio Genovese, che l'anno scorso, io sono un pendolare a lunga distanza, no? Io sono nato a Falconara Albanese, quindi anche se poi, diciamo, la mia base operativa è ad Amantea, e però sono un pendolare a lunga distanza, quindi c'ho sta specie di avanti e indietro Roma-Calabria, Calabria-Roma in maniera a volte abbastanza improbabile, però insomma finché resistiamo, no? Ce la facciamo. Quindi dicevo che vedo che c'è Sergio lì, che l'anno scorso mi ha fatto la cortesia di accompagnarmi da Amantea a Taurianova, perché era Natale, ecco perché mi ricordo bene, no? Sono quelle feste tra Natale, Capodanno, l'Epifania, e andiamo a casa di Angela Napoli. Questo per dirvi che fino a Natale dell'anno scorso questo libro stava solo nella nostra immaginazione, cioè non c'era niente, e quindi da lì abbiamo cominciato a ragionare sui materiali, a ragionare sull'indice, sui titoli, e poi a realizzarlo, cioè a proprio a farlo materialmente, insomma, no? Materialmente. E onestamente parlando, insomma, è stato un bel lavoro, è stata una bella fatica questa qui, perché
come potrete vedere, come diceva Paolo Volentieri prima, abbiamo scelto sto titolo, l'antimafia dei fatti, che obiettivamente è un bel titolo, a cui però io dovrei aggiungere, e non solo, perché in questo libro non c'è solo l'antimafia dei fatti, cioè, ma qui c'è una storia di una vita che trovate nella quarta di copertina, con Michele Falco, quando litigavamo, ci dicevamo, eravamo d'accordo solo su un punto, cioè che no, sul fatto che la quarta di copertina è importante come la prima, no? E infatti, appunto, dico antimafia dei fatti, e non solo, perché la vita di Angela Napoli è una vita per la legalità e la giustizia. Ecco, questo era il titolo originario del libro. Poi siamo arrivati, per approssimazioni successive, a questo risultato, a questo prodotto. Allora, io vi dirò poche cose, però una cosa ve la devo dire a tutti, proprio da calabrese, che ama la Calabria, anche se lavoro e vivo a Roma da più di 50 anni, ma io non ho perso il collegamento con la mia terra. E sono d'accordo con quanto diceva Paolo Volentieri prima, mi ha fatto ricordare una cosa, che spesso e volentieri, anche insieme ad Angela Napoli, quando sono andato su alcuni territori della Calabria, Locri, Cetraro, non li posso citare tutti, a volte nelle scuole, io la prima cosa che dicevo sempre era: guardate, io non sono venuto da Roma a spiegare a voi che cos'è l'Ndrangheta, perché lo sapete meglio di me. Io sono venuto a dirvi, casomai, a confrontarmi con voi per capire cosa si deve fare per combattere l'Ndrangheta, perché ormai l'Ndrangheta non è che si combatte solo in Calabria, l'Ndrangheta si combatte ovunque, si deve combattere ovunque, perché se globalizzato. E quindi noi diciamo, e anche Angela Napoli ha spesso sostenuto questa tesi, che se le mafie e l'Ndrangheta in particolare si sono globalizzate, anche l'antimafia si deve globalizzare, altrimenti questa guerra di lunga durata non la vinceremo. Questo libro è un libro d'amore, questo è un libro d'amore per la Calabria, per l'Italia e per l'Europa. È un libro di chi ama il proprio paese e lo vuole diverso da com'è, da come è diventato, da come non ci piace, e quindi si spiega qua dentro come vorremmo che fosse. Ecco perché legalità, giustizia da intendere non soltanto è la giustizia dei tribunali, attenzione, ma c'è anche un concetto di giustizia sociale, perché se non c'è la giustizia sociale, io domando a voi, ma di che parliamo? In un paese come quello in cui viviamo, in cui le ingiustizie sono purtroppo quotidiane, è la più grande ingiustizia che sta, come dire, sdraiando l'Italia, è la crisi economica. È la crisi economica, cioè sono i dati dell'Istat di ieri che fotografano un 13,2% di disoccupazione, con un vertice del 43,3% di quella giovanile, percentuali che in Calabria salgono e si raddoppiano. Questo è il quadro della situazione. E quando dico che questo è un libro d'amore per la Calabria, per l'Italia e per l'Europa, ovviamente io non intendo l'Europa come la stiamo conoscendo, intendo un'altra cosa, cioè intendo il manifesto di Ventotene, intendo come era
l'idea di Europa nella testa di Altiero Spinelli, di Eugenio Colorni e di Ernesto Rossi, un'altra storia, non quella che conosciamo oggi, e anche là c'è da cambiare, perché se non cambiamo là, qui non, la situazione non si riprende in Italia, perché questa non è una crisi ciclica, questa è una crisi strutturale, nella quale il paradosso è questo, che in questa crisi strutturale, dove stanno aumentando le diseguaglianze e le povertà, e le nuove povertà, avviene che gli unici affari che non conoscono crisi sono gli affari delle mafie. E siamo arrivati all'assurdo per cui, in base a un regolamento europeo del 2013, che in Italia ancora non è stato recepito, è venuta pure l'idea bislacca in Europa di conteggiare gli affari delle mafie ai fini del conteggio del PIL. Cioè, qui siamo proprio alla follia, cioè invece di dire che si combattono le mafie, si vuole inserire, no? Nel PIL il calcolo degli affari stratosferici delle cinque mafie italiche, in maniera tale che aumentando così artificiosamente il PIL si riduce il rapporto debito-PIL. Cioè, veramente, ma di che parliamo, no? Di che parliamo? Allora, un flash. Angela Napoli ed io ci conosciamo da tanti anni. Mi rifaccio di nuovo a quello che diceva Paolo Pollichieri prima, perché quello che ha detto lui all'inizio è stata la mia barra perlomeno da 20 anni a questa parte, nel senso che anche politicamente parlando Angela Napoli e io abbiamo due percorsi diversi, per cui quello di Angela si conosce, no? Claudia Nova, ne parliamo, MSI, AN, poi il PDL, poi Flico Fini, insomma ha una sua storia. Io non ho mai fatto politica in prima persona perché non mi sono mai candidato a niente, ho sempre fatto giornalista in varie testate, in varie situazioni, però dato che ho un concetto della militanza politica, io sono stato sempre nel centro-sinistra, e quindi mi definisco un socialista nel PD. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché l'identità di vedute che c'è fra me e Angela Napoli, io tante volte non l'ho trovata in persone che stanno nel PD, come ci sto io, non so se mi spiego. Perché tenere la barra dritta significa una cosa semplice, una cosa semplice. È dato che questo, ripeto, è un libro d'amore, e l'amore è una cosa semplice, come canta Tiziano Ferro, e allora significa questo, che la differenza che deve essere chiara a ognuno di noi è di fare la scelta di stare con le persone per bene, o stando di qua o stando di là. L'essenziale è che siano le persone per bene. Quindi, questa è la barra dritta che noi vogliamo tenere. Quindi questo è un libro di politica, è un libro di politica con la P maiuscola, come la intendiamo noi, e non di politica politicante. Vedete, io sono un cultore delle differenze, sono fissato con le differenze, e questo libro segna la differenza tra l'antimafia parolaia, tiparata e inconcludente, e l'antimafia dei fatti. Ecco perché il titolo è l'antimafia dei fatti. E per fare l'antimafia dei fatti occorre una politica con la P maiuscola, altrimenti non ce la facciamo. Ci ritroviamo qui fra un anno, fra 5 anni a ridirci le stesse cose, e non può essere così. Perché? Perché, ecco, con Angela per esempio, io la farò breve perché potrei continuare non so per quanto a raccontare episodi con lei, ma quante volte siamo andati alla giornata della memoria e dell'impegno il 21 di marzo, primo giorno di primavera, con Don Ciotti?
Che significa la politica con la P maiuscola? Significa una politica, lo diceva prima benissimo il professore qui, che ha un senso dell'etica. E come ci ha insegnato Don Ciotti, ragazzi, l'etica libera la bellezza. Noi dobbiamo recuperare questo principio della bellezza. L'etica libera la bellezza contro la bruttezza delle mafie. E noi stiamo da questa parte. Io penso che l'antimafia, come l'abbiamo conosciuta negli ultimi tempi, non ha più senso di esistere. Cioè qui ci vuole una svolta radicale. Perché? Perché vedete, in questa sala dell'Adriana Musella, non posso citare tutti, Maria Grazia Laganato, Risto Moro, gli altri amici che stanno lì dietro, Rocco Mangiati, guardate che stasera in questa sala ci sono tanti bei pezzi di antimafia. Però purtroppo io e Angela negli anni abbiamo conosciuto pure cose brutte nel fronte dell'antimafia. È successo pure che io e lei ci siamo trovati in alcune circostanze in cui ci siamo girati e dietro non c'era più nessuno. Dietro non c'era più nessuno. È chiaro quello che dico? Ok. Andiamo avanti perché andiamo avanti è un nostro motto, lo trovate pure nel libro. E lo trovate nel libro questo motto, sì, andiamo avanti è un motto mio e suo. E la cosa che ci tenevo a dire all'inizio, e chiudo con questo, è la seguente. Allora, la lavorazione di questo libro è stato un delirio allo stato puro, perché intanto per i materiali, che erano tantissimi, quindi l'abbiamo dovuto selezionare, sistemare, dargli una struttura, dargli una logica, che non è necessariamente cronologica, cioè, ma una logica proprio di sistema, no? Allora, durante la lavorazione succedeva questo, che comunicavamo io e lei o per telefono, per email o con SMS in continuazione, perché lei è molto attiva dal punto di vista tecnologico, cioè molto brava dal punto di vista tecnologico, e quindi ci davamo gli input, no? Uno con l'altra. Orfe, a che punto sei? Oppure io a lei, ma l'hai fatta le cose che ti avevo detto di fare? Apposta è il libro intervista, perché ho costruito, diciamo così, delle domande per fare in modo, diciamo così, di rendere a lei il lavoro più facile, perché con le domande, cioè, come dire, poteva seguire una scaletta, no? Che la facilita. E io devo dire che quando ricevevo queste risposte, dentro di me pensavo, e questo lo voglio condividere con voi, dico, ma io Angela Napoli la conosco come professoressa di matematica, come preside di liceo, la conosco come parlamentare, e io dico stasera a tutti voi, ma è pure giornalista, cioè non basta tutto quanto, ma è pure brava come giornalista, è proprio brava. Nella misura in cui può essere un complimento. Paolo, anche lì ci siamo, vedi Paolo, no, ma anche lì ci siamo, cioè no, noi non dobbiamo stare attenti, non bisogna mai cadere nelle generalizzazioni. Ci sono medici bravissimi e altri che sono delle capre, ci sono avvocati bravi e altri che sono dei chiacchieroni. In tutte le professioni è così, quindi sta a noi, no? Dare pure dignità al lavoro che facciamo. Una ultima cosa è questa: state attenti, perché in Calabria c'è qualcuno che gira e dice che non sconfiggeremo mai l'andrangheta, che l'andrangheta ci sarà finché esiste l'uomo. Beh, questo è un messaggio devastante, insomma.
cioè un messaggio che non si può dare, perché non è vero, perché non è vero, perché noi siamo ancorati, e poi lei ha tutta una storia pure su questo, su Falcone, Borsellino, eccetera, eccetera, ha un concetto ben diverso, e cioè che la mafia è un fenomeno umano, e come tutti i fenomeni umani avrà un inizio e una fine. Quindi non è vero che non sarà mai sconfitta finché esisterà l'uomo. E questo è il motivo per cui anche qui, anche in questo nelle pandelle, diciamo così, del libro, abbiamo voluto mettere delle frasi significative pronunciate da Angela Napoli in alcune circostanze, c'è una frase di Paolo Borsellino, e ci avevamo in testa pure un'altra frase di Papa Francesco, per esempio, che dice: quando vi vogliono rubare la speranza, quando vi propongono dei valori che sono avariati come un pasto andato a male, bisogna andare controcorrente ed essere fieri di farlo. E apposta siamo in tanti qua stasera, perché vogliamo andare avanti in questo modo. E quindi alla faccia di chi dice che l'andrangheta esisterà sempre finché esiste l'uomo, noi abbiamo riportato qui un nostro tormentone che l'abbiamo sparato dappertutto negli ultimi 12 anni, e che le mafie sono ancora forti ma si possono battere, perché sempre un messaggio di speranza dobbiamo dare. Che sono più che dovuti ad Orfeo Notari Stefano per la pazienza, il coraggio anche con il quale si è accinto a condividere con me questo lavoro, un lavoro che, come ha detto lui, non è stato per nulla facile, ma che sapientemente ha saputo raggruppare, racchiudere in un contesto di pagine che, per quanto voluminose possano apparire, in realtà avrebbero potuto racchiudere ben altre pagine, perché il lavoro è stato tantissimo, ma senza di lui soprattutto nella fase iniziale non sapevo darmi avevo bisogno di una guida, avevo bisogno di un'indicazione attraverso la quale far emergere le cose più importanti, quelle maggiormente produttive anche per il futuro della nostra collettività. E devo dire che ha avuto tanta sapienza ma anche tanta pazienza, perché non è stato facile. Io avevo in mente determinate cose, lui aveva in mente una linea che è stata quella sicuramente alla quale ha approdato il libro, ma ha avuto davvero tanta pazienza, quindi non finirò mai di dire grazie Orfeo. Grazie all'editore Michele Falco, grazie, perché lui lo ha detto, ma è vero, non ha chiesto di cambiare una sola virgola a quello che noi abbiamo presentato. Ha avuto una fiducia incredibile, è stato di una generosità davvero encomiabile, perché non credo che ci siano editori che non mettano, scusate la forma un po' brutta, ma che non mettano il becco su quello che invece è l'intendimento dell'autore. Certo
devo dire che per grande correttezza anche nei confronti di Michele Falco, che ha avuto questa benevolenza nel pubblicare questo libro, tutto quello che c'è dentro corrisponde a verità, quindi sono sicura che non è soggetto a nulla, intanto perché il libro è una serie anche di documentazioni parlamentari dalle quali insomma non si può prescindere, e poi anche quello che descrivo nelle interviste è tutto vero, forse in parte alcune volte frutto anche di tanta amarezza, ma purtroppo è vero. Quindi grazie davvero a Falco che ha avuto anche la capacità e il coraggio di essere editore di libri non semplici, perché voglio ricordare anche l'edizione, non solo quella che ha ricordato sulle navi dei veleni, le cosiddette navi dei veleni, ma anche quello sulle A Garofalo, la nostra. Michele è veramente un uomo, un editore che anche lui, con il coraggio della pubblicazione di questi testi, dimostra davvero di amare la nostra Calabria. Un grazie a chi ha voluto accogliere il nostro invito a condividere qui la presentazione del libro, a Paolo Pollichieni, che devo dire mi ha sempre dato anche un grande supporto quando era alla guida di Calabria Ora si chiamava, e adesso anche alla guida del Corriere della Calabria. Devo dire che mi ha sempre supportata, incoraggiata, ha riconosciuto le mie battaglie. Un grazie al professore Giorgio Lofeuto, che devo dire ha nei miei confronti una stima da tanto tanto tempo. Non facilmente nel corso della mia attività politica ho trovato persone che spontaneamente hanno chiesto di aderire al nostro ex movimento politico o di starmi insomma così vicina anche in termini di presenza attiva. Il professore Lofeuto lo ha fatto, lo ha sempre fatto da diversi anni, e con lui condividiamo e abbiamo condiviso anche una bella parte della pagina politica che ha attraversato la nostra regione, ma anche il nostro paese. Un grazie alle colleghe, alla senatrice Doris Lomoro e all'onorevole Laganà, che hanno voluto questa sera presenziare e mi creano davvero grande, grande onore. Perché con entrambe abbiamo svolto l'attività parlamentare militando in aree politiche diverse, ma con entrambe abbiamo sempre avuto grande stima reciproca, grande cordialità, e ci siamo anche vicendevolmente aiutate. Lasciatemi fare gli auguri anche al neoeletto consigliere regionale onorevole Paola.
ho scritto nel libro, nella dedica, che mi auguro possa iniziare e proseguire la sua attività, la nuova attività nel Consiglio regionale, all'insegna della legalità, legalità della quale questa Calabria ne ha tanto tanto bisogno. Un grazie ai tanti testimoni di giustizia, ai tanti battaglieri veramente, alle tante persone che questa sera sono qui presenti. Voglio nominarle uno per uno: a Nino De Masi, Saffotti, Tiberio Ventimoglio, il dottore Bartuccio con la signora Adriana Musella, perché anche lei è una vittima, Francesca e Giovanni Gabriele, i genitori del piccolo Dodò, tutte persone che veramente hanno, vivono sulla loro pelle il significato di che cosa significhi davvero l'antimafia dei fatti. Non scherzano, purtroppo, anche loro sono costretti a vivere sotto scorta, ma il loro coraggio deve essere davvero da esempio per tutti quanti noi, per continuare, per unirci tutti insieme, per non lasciarli isolati e continuare. Grazie a tutti, gli amici, non posso definirli in maniera diversa, a tutti gli amici che hanno negli anni creduto sempre in me, mi hanno saputa accompagnare, hanno condiviso entusiasmi e passioni, ma anche dolori, anche dolori, perché ci sono stati anche dolori che si possono leggere nelle pagine di questo libro, ma la loro vicinanza mi è sempre servita per andare avanti, per non abbandonare mai quella strada che mi ero prefissa, che come si legge anche nella prefazione, forse deriva anche dall'insegnamento familiare. Io ho avuto un papà che è stato sindaco per tantissimi anni nella piccola San Giorgio Morgetto, provincia di Reggio Calabria. Bene, abitavamo in una casa allora dove per arrivarci la strada non era asfaltata, era, e noi dicevamo sempre, noi figli, a papà: ma papà, sei sindaco, per arrivare a casa tua la strada non è asfaltata. E papà diceva: la strada io non l'asfalto, perché altrimenti direbbero gli altri cittadini che si è asfaltata la strada perché abita il sindaco. Ecco, questi sono gli insegnamenti che hanno fatto parte anche della mia storia e che mi hanno guidata. Stavo per dimenticare, ma non era assolutamente una dimenticanza, voglio ringraziare anche il giudice De Grazia, con il quale abbiamo seguito la sua legge, che in qualche modo, non in maniera
ottimale, però dopo tantissimi anni ha avuto il supporto del Parlamento, anche se, e anche questo c'è nel libro, la legge stessa non è stata condivisa a suo tempo da qualche parlamentare calabrese, questo per fare capire anche il significato di che cosa significa combattere il voto di scambio. E un saluto, dimenticavo, a due giornalisti che sono estremamente importanti, Michele Albanese, che anche lui vive sotto scorta per aver avuto il coraggio di scrivere, di raccontare la veridicità dei fatti che accadono nella piana di Gioia Tauro, e limitiamoli così, e un altro giornalista che è stato vincolato e che ha dimostrato come in Calabria la libertà di stampa sia veramente troppo eccessivamente vincolata, Luciano Regolo. Sapete tutti che purtroppo hanno bloccato quel giornale, e che vicende che sono frutte di quella volontà di bloccare la libertà di stampa, sono fatti annosi, rinnovati sì nel caso di Luciano Regolo, ma io non dimentico che quando Paolo Pollichieri guidava Calabria Ora, un giorno aveva pubblicato in prima pagina la storia che riguardava giudiziariamente l'ex governatore della Calabria, l'ex presidente, non mi piace chiamarlo governatore, l'ex presidente della regione Calabria, e anche quella volta quel giornale non è stato distribuito nelle edicole. Io ce l'ho perché ero abbonata ed ero riuscita a stampare, ero abbonata anche online, e quindi ero riuscita, ma questo vi dimostra quanto sia difficile davvero parlare liberamente, esprimere e raccontare i fatti. Avevo dimenticato Luzza, che è anche lui un testimone di giustizia, anche lui familiare vittima di mafia. Ecco, per la presenza davvero di tante persone che ringrazio tutte. Il libro non vuole essere un addio. Mi dispiace che non si sia sentita la voce ma comunque la potete ritrovare tutti quanti su YouTube, di quell'intervento che io feci da Santoro, quando poi decisi di lasciare la politica attiva, l'appartenenza al partito nel quale militavo, in quel momento Future Libertà. Mi dispiace perché lì di fatto, ma ripeto, lo potete ascoltare su YouTube, lì di fatto si racchiude la volontà di capire quello che c'è nel libro, ma anche la volontà che c'è oltre. Io lì concludo l'intervento dicendo: ma io non mollo. E così è stato, così questo libro non deve essere inteso come una qualche cosa che chiude la mia attività. Io ho capito che si può fare politica attiva, politica a servizio delle persone,
non solamente stando nelle aule parlamentari o avendo un incarico politico. Sì, ho oggi l'incarico di consulente nella Commissione parlamentare antimafia, nella quale, caro Paolo, mi permetto di dire una cosa. Possiamo dire tutto quello che vogliamo sui componenti della Commissione parlamentare antimafia, ma sulla Presidente Bindi no, perché vi garantisco che la Presidente Bindi, che effettivamente è partita non consapevole della realtà di quella che è la pervasività dell'Ndrangheta, delle organizzazioni criminali, ha saputo di fatto calarsi nel problema e sta espletando l'incarico in maniera encomiabile. Lo dico non perché sono una consulente, ma perché vivo anche le difficoltà che ha nell'espletare il suo incarico. Pensate che i componenti di Forza Italia, della Commissione parlamentare antimafia, non partecipano ai lavori della Commissione antimafia, quindi non so poi come Forza Italia possa parlare di antimafia. I comitati che si sono creati sono poco partecipati, non c'è probabilmente, ecco perché anch'io dico che le responsabilità vanno ribaltate sui componenti, seguo anche negli interventi che fanno e nelle cose, non hanno la conoscenza reale di quella che sia la drammaticità di questo cancro. Però bisogna supportare il tutto, bisogna dare credito. Dicevo, il libro avrebbe potuto raccogliere tantissime altre cose, ma c'è un significato di fondo. Innanzitutto, quando si parla di antimafia, quando si parla di legalità, non si prescinde dalla trattazione dei problemi che attanagliano in particolare la nostra regione, perché vivo in Calabria, conosco maggiormente i drammi della nostra terra. Non si prescinde, nel senso che fermo restando che ho trattato tutti gli argomenti, tutti i problemi che riguardano le situazioni emergenziali della nostra Calabria, ho sempre cercato di trattarli sotto forma di denunzia. C'erano i dirigenti del servizio assemblea dell'ispettorato della Camera che, quando presentavo le interrogazioni parlamentari o le interpellanze parlamentari, erano frastornati, perché erano tutte minuziose, erano le mie interrogazioni o interpellanze erano sempre, a parte corredate da documentazione, ma erano minuziosamente delle denunzie al punto tale che molte di queste interrogazioni e atti parlamentari sono stati inviati o alla Corte dei Conti o anche alle varie procure della Calabria, ecco antimafia dei fatti, cioè non mi sono mai sottratta, non ho mai lasciato dei punti in sospeso con degli omissis. Anche nel libro voi troverete nomi e cognomi. Gli omissis per me non esistono, perché il coraggio deve essere anche questo, altrimenti quindi sempre riportato
con dovizie di particolari, con denunzie, e non è vero poi che tante cose, che tante di queste battaglie sono state inutili. Non è così vero, perché mi risulta che tanti interventi giudiziari sono forse iniziati, tolgo il forse perché ne ho la certezza, sono forse iniziati proprio da mie denunzie presentate come atti parlamentari. Ne dico una che c'è nel libro, ma che vi deve incoraggiare anche a prendere il libro e leggerla per tutti. Voi sapete tutti quanti il caso Sarlo, siete a conoscenza tutti del caso Sarlo, che oggi vede inquisiti, anzi non inquisiti, sotto processo, consiglieri regionali, ex assessori, oggi rieletti consiglieri regionali. Bene, il caso Sarlo, se è arrivato a questo livello, e anche grazie al fatto, e me ne assumo anche la genuinità dell'intervento, grazie al fatto che io ho trasmesso la mia interrogazione parlamentare, il mio comunicato stampa sul caso Sarlo dopo l'arresto del marito giudice, al PM Boccassini di Milano, con tutte le delibere che avevano portato a dare quell'incarico. È chiaro che la Boccassini ha trasmesso tutto per competenza a Catanzaro, ma comunque oggi quelle persone sono sotto processo. Ecco l'antimafia dei fatti. Ecco, questo è un caso risaputo, ma ne troverete sicuramente altri. E soprattutto una cosa che a me sta tanto a cuore e che emerge dall'attività è quella della volontà di combattere quella che è definita area grigia, ma che io non voglio più definire area grigia. Per me ormai è diventata un'area che fa parte comune di chi amministra, non riesco più a distinguere all'interno. Vedete, siccome per me combattere e sconfiggere quei rapporti che esistono tra criminalità organizzata, mondo della politica, mondo imprenditoriale, massoneria deviata, fanno parte del mio DNA, è lì che io vorrei tanto poter incidere, perché è lì che si annida il male, la corruzione ed altro. Io credo molto che si debba ormai proseguire con l'attenzione sul rispetto della legalità negli enti locali. Sono passate tante storie, mi hanno vista presente sui consigli regionali passati e quello che ci stiamo lasciando alle spalle, presenti con denunce, interrogazioni ed altro, ma dobbiamo dire basta tutti insieme. Cioè, gli amministratori locali devono sapere che hanno il pungolo, che siamo tutti lì pronti a verificare realmente le loro attività, che non possono fingere di ignorare o di chiudere gli occhi. Io dico sempre, non si può far finta di lasciare la mafia fuori dalla porta e farla entrare dalla finestra. Sappiamo tutti quanti chi sono le persone, viviamo nelle piccole realtà, le nostre città
grandi sono Lamezia, Cosenza, Catanzaro, Vibo e Reggio, ma le altre sono tutte piccole realtà dove si annida il crimine organizzato e dove si gestiscono gli affari, dove si fanno le mediazioni e altro. Allora, se poi il professore Lofeudo diceva noi oggi, io sono, diceva, preoccupato perché vedo i giovani, cioè a che cosa sono servite le nostre battaglie se i giovani oggi sono armati di pistola, vogliono, quelli sono i pericolosi, perché gli esempi che hanno avuto sono si può fare perché tanto sarai impunito, perché tanto sarai impunito, e quando appena viene fuori qualche inchiesta giudiziaria che investe qualche politico o qualche personaggio in alto, lo scrivo tra virgolette, e qualche giornalista pubblica la realtà delle cose, allora lì si deve finire, lì i giornalisti vogliono male alla nostra Calabria, i giornalisti chissà che cosa scrivono, cose non veritiere, c'è di tutto, insomma, invece dobbiamo tutti quanti stringerci. Vedete, lo dico anche nella parte, perché tante cose non si conoscono della mia attività, ma io ho svolto anche buona parte, molta parte di attività contro il crimine organizzato anche nelle organizzazioni parlamentari internazionali. La collega Doris Lo Moro era presente con me in uno dei miei interventi. Ebbene, allora io dico, ho detto all'estero, vantando, menando vanto di appartenere all'Italia che ha la legislazione antimafia migliore, diciamo, rispetto a quella di tutti gli altri paesi, anche se, per carità, buchi che devono essere colmati ed altro, ma se noi questa legislazione la mettiamo in atto, non ne diamo attuazione, se chiudiamo gli occhi di fronte a tutto quello che è corrotto, se facciamo finta di soprassedere, perché comunque i nostri figli potrebbero avere vantaggio, questo è davvero grave. Questo è davvero grave. Dobbiamo con forza e coraggio dire basta a questo sistema malato. Io ho detto io non mollo. Insieme a tanti cari amici abbiamo fatto nascere Risveglio Ideale, l'associazione Risveglio Ideale, che fonda la sua attività su un manifesto di valori e di intenti ben chiaro, dal quale non si può deviare, ed è appunto con questa associazione e con l'intento di tutti coloro, con l'unione di tutti coloro che vogliono davvero praticare la legalità, io dico tutti insieme non dobbiamo mollare. Da qui si deve partire, cioè gradirei che il libro servisse da input, non modello, non posso dirlo io chiaramente, ma come qualcosa che possa essere di supporto
per poter proseguire nell'attività che ha bisogno di tutta la gente onesta. Ecco, così io credo che dimostriamo davvero tutti insieme di amare questa nostra terra, di non disperdere i sacrifici di tutti coloro che combattono con i fatti realmente l'andrangheta e tutte le organizzazioni mafiose, e soprattutto di non disperdere quell'amore che chi vive in questa terra deve assolutamente avere. Grazie a tutti, ci salutiamo. Già fare il libro, diceva Angela Napoli, insomma, come è stato complicato, e ci ponevamo un problema, ma manca qualcosa, ci dobbiamo aggiungere ancora qualcosa. Allora mi viene in mente una frase che mi diceva un caporedattore, un amico mio all'Avanti, Luigi Zoppo, che mi diceva: caro Orfeo, ricordati, non si può scrivere tutto in una volta, quindi se ci siamo dimenticati qualcosa, scusate. Thank you.